Amici Miguel TG Speak, eccoci qui, benvenuti tutti quanti a questa 21esima puntata di questa sesta edizione Winter Edition. Come ogni nuova puntata siamo qui al cambio della location e oggi siamo qui con questo sfondo anche molto significativo, perché abbiamo scelto, vabbè, come sempre uno sfondo green, naturale, verde, eccetera, ma abbiamo scelto l'ulivo, che è un po' il simbolo della pace, cioè un po' è il simbolo della pace, e la pace insomma ci deve essere sempre, soprattutto comunque in questi periodi che ci sono guerre e comunque le situazioni non sono proprio bellissime e facilissime, quindi la pace ci deve essere sempre, ripeto, soprattutto in questi periodi, e questo sfondo, come dicevo all'inizio, è anche molto significativo. Detto questo, inizio subito ringraziando tutti voi, tutte le persone che mi seguono, e non lo faccio sempre, non lo faccio spesso, però adesso lo faccio, anche perché non lo dico mai, però siete aumentati, state aumentando, sia su Instagram, sia su Facebook, sia su WhatsApp, sia anche su tutti gli altri social, e quindi grazie. E poi voglio ringraziare anche, e quindi prendermi un momento per ringraziare tutti quelli che mi seguono anche sulla radio con il mio programma il sabato pomeriggio dalle 14 alle 15, perché alla fine sono sempre io, e niente, quindi grazie anche a voi. Mi raccomando, chi non mi ha ancora seguito con Verde Puff, il mio programma in radio, scaricate l'app EIDG Radio oppure andate sul sito EIDG Radio, e poi mi raccomando il sabato dalle 14 alle 15 ascoltatemi. Detto questo, passo ora a dirvi di stare attenti, anzi attentissimi, alle tantissime buche che ci sono, in particolare in quanto noi TG Suic segnaliamo quelle che ci sono sul territorio di Sovico, ma segnalo un po' quelle che ci sono in tutti i territori, in tutti i paesi. Alcune buche non sono più buche, ma ora sono anche voragini, perché poi anche con la pioggia, con i vari agenti atmosferici, si sono davvero tanto tanto ingrandite. E noi abbiamo fatto anche come TG Suic un video di denuncia al territorio di Sovico, al comune di Sovico, per segnalare alcune buche in giro sul territorio. Poi ovviamente quelle che abbiamo segnalato noi non sono le uniche, perché se fate le varie strade ce ne sono davvero tantissime, e quindi dico al comune di comunque chiuderle e di prendersi cura anche delle strade, perché poi è anche un rischio per tutti quelli che passano in macchina, ma soprattutto per quelli che passano in moto, in bici o col monopattino. Detto questo, siete passati a vedere al cinema di Sovico un bel film, ma soprattutto la nuova cassa, perché ce n'è una nuova, quindi mi raccomando, andate a vederla. Poi, piaciuta l'intervista alla macelleria che ho fatto a Tregasio, alla macelleria Ripamonti di Tregasio? Fatemi sapere, e poi fatemi sapere anche se siete passati lì a comprare qualche loro prodotto, che comunque ne vale la pena perché sono molto molto buoni. Tra l'altro, prossima notizia, nelle prossime settimane pubblicherò una nuova intervista sempre ad una realtà della Brianza, sempre ad una realtà brianzola, anche quella molto 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 interessante, e poi nelle prossime settimane ad una realtà di Sovico, e non vi dico più niente. Gli eventi del prossimo weekend in Brianza, quindi del weekend del 24 e del 25 di febbraio, sono i mercatini francesi a Monza, e poi fate un giro già che ci siete per Monza per vedere anche tutte le altre cose che Monza ha sempre in mente qualcosa. Proposta, perché non organizzare delle serate silent disco? Che cos'è? Beh, in pratica è una specie, una nuova, è un nuovo modo di fare la discoteca, però all'aperto, e in pratica la gente va lì, si mette le cuffie, c'è la musica in cuffia, proprio come se fosse una discoteca qualsiasi. Ma perché si fa questa nuova, si usa questo nuovo metodo? Per non disturbare, perché in pratica sono appunto fatte all'aperto. E dove si potrebbe fare a Sovico? Si potrebbe fare ad esempio all'area spettacoli, al quadratone, magari al Gesem, proprio perché non si disturba, perché la musica è in cuffia e quindi non si dà fastidio a nessuno. Per la rubrica dei saluti voglio salutare Arianna Cazzaniga, che negli scorsi giorni ha compiuto gli anni, mio cugino Marco Brambilla, che negli scorsi giorni ha compiuto gli anni, e madre Francesca, che negli scorsi giorni è volata in cielo, e quindi insomma noi la ricordiamo. Notizia veloce veloce, questa settimana ho scelto per la giornata mondiale delle balene e la giornata mondiale della lingua madre, che spesso noi dovremmo valorizzare un po' di più. Rubrica del riciclo, oggi vi parlo dei semi di chia, che sono entrati prepotentemente nella nostra alimentazione e anche ovviamente nella cucina mediterranea. In pratica è un alimento piccolissimo ma con enormi benefici per il nostro organismo. Perché? Perché è ricco di proteine, omega 3, calcio e sostanze antiossidanti. Le fibre presenti nei semi aiutano la digestione, aiutano a creare maggiore sazietà, riducono il colesterolo e possono essere utilizzati sia interi che poi magari sminuzzati nelle insalate, piuttosto che negli yogurt, negli impasti del pane, delle polpette, avvolgendo la carne, insomma in un sacco di modi.
Quiz, qual è il dolce preferito a Carnevale dei Brianzoli? Le chiacchiere o i turtelle, ossia le frittelle? Sentite che pronuncia, eh? Un bacio e ci vediamo settimana prossima. Ciao!